Allora, la settimana anche potrebbe portare delle novità, soprattutto per quanto riguarda l'assenza di Giorgino, scontata, ma dovrebbe essere per certo sostituito. No, beh, non l'hai detto, Caccetta sicuramente è il suo ruolo e ha sempre giocato quando è stato bene, dunque adesso vediamo se può assicurarmi un'oretta di partita, sicuramente sarà Caccetta, altrimenti troveremo un'altra soluzione. Penso che non ci siano grandi problemi, sinceramente. Il ragazzo ha molta voglia, secondo me, di riprendere, diciamo, il suo posto. Tranquilla, magari forse il risultato del Foggio può anche qualche piano. Vabbè, se non chiedo neanche i risultati, sinceramente, delle altre, non le guardo. Per me c'è come quando dico, ripeto, di solito dico sempre quello che penso e le verità. Dunque, per me è importante pensare al Matera e finché non avremo giocato col Matera sarà solo quello il mio obiettivo. Dunque, quello che fanno le altre come giocano non mi interessa niente, dunque mi sono cercato di preparare il miglior modo possibile per affrontare il Matera. Che squadra ti aspetti questa Matera? Temo molto sinceramente questa partita perché probabilmente potrebbe essere l'ultima occasione per il Matera, che è una squadra da playoff, come sapete, è una squadra molto forte, ha avuto dei problemi un pochino all'inizio, ha avuto prima, secondo me, i problemi erano particolari perché ha avuto due allenatori, secondo me, molto bravi. Dionigi lo stimo tantissimo, Padalino altrettanto, e hanno avuto non so che tipo di problemi all'inizio e quel ritardo li fa stare in questa posizione di classifica, perché come valori onestamente sono nettamente da prime della classe, lo sappiamo, e l'hanno dimostrata l'andata e probabilmente questa è l'occasione, l'ultima occasione che hanno per riagganciare il treno playoff, e dunque ci aspetta sicuramente una partita molto complicata, ma la nostra squadra deve sicuramente migliorare, perché se noi facciamo la partita per esempio che abbiamo fatto a Caserta diventa difficile, almeno per un gran parte, fare il risultato, perché quel tipo di casertana di quella partita almeno era inferiore al Matera che sarà domani sera. E dunque dobbiamo migliorare quel tipo di partita per fare risultato a Matera, che vorrebbe dire veramente un buon passo in avanti. La parte divertita te la giocheresti come gara da ultima spiaggia, visto che stai dicendo che il Matera dovrebbe arrivare lì proprio per fare il risultato pieno? Beh, siccome io non so cosa vuol dire gara da ultima spiaggia, si può dire così, in modo non veritiero di calcio, non conosco il concetto di gara da ultima e da prima spiaggia, perché per me le gare sono nei 95 minuti la lettura più importante di quello che si pensa. Non ho mai detto alla squadra oggi bisogna vincere, oggi bisogna perdere, ma ci mancherebbe. Quella è una conseguenza delle cose che bisogna fare, sono tantissime, più cose si fanno bene più si ha possibilità di fare risultato. Dunque non è un concetto di lettura del gioco e delle partite. L'ultimo alla prima spiaggia è un modo di dire, diciamo, no, perché la classifica dice questo, ma il gioco è completamente un'altra cosa. Se, per esempio, se io dovessi giocare una gara da vincere a tutti i costi, farei giocare meno attaccanti possibili, però queste sono scelte, cioè il calcio è una cosa complicata che non si sa mai cosa può succedere, e però quello che conta di più è sicuramente la lettura dentro la gara. Mister, praticamente rientra Giannini. Con Giannini giocavano 5, le ultime due partite hanno giocato a 4. Tu ritieni che ci sarà? No, credo che prima anche hanno giocato a 4. Anche prima? Sì, anche almeno un po' di partite. 4? 4, 5 e mezzo al campo dicevi? E non che, quando si dice di giocare a 5 veniamo dietro, perché non conosco questo concetto, siccome il 4-3 e il 4-5-1 è uguale, se non perché le ali magari nel 4-5-1 sono un pochino meno offensive, però il sistema è uguale, dunque cioè nel senso che hanno giocato uguale, non è perché c'era Iannino, no, perché hanno giocato Casoli e Carretta.
Allora, ecco, bisogna tenere conto che il 4-5-1 vuol dire Bari centro basso, due mezzali, due ali e un attaccante. Il 4-5-1 che magari intendi te non è il 4-5-1 ma è il 4-4-1-1, 4-2-3-1. Vuol dire che c'è una seconda punta dietro una punta. E non si dice assolutamente 4-5-1 perché non è così. Perché 4-5-1 prevede tre centrocampisti. E invece quello lì no. Non lo so, io secondo me possono giocare anche 4-3-1-2, posso fare tante cose, hanno giocatori per fare qualunque cosa e noi ci dobbiamo preparare a un paio di cose, speriamo poi di leggerle bene. A prescindere dal fatto che abbia battuto il Foggia, che messaggio dà l'Andrea? Non ho capito. A prescindere dal fatto che l'Andrea abbia battuto il Foggia, che messaggio dà una squadra che forse è quella che non ha nulla da chiedere al campionato? Beh, su questo non sono proprio d'accordissimo con te perché io ho letto le interviste settimana dell'Andria, al di là del fatto che era un derby che era molto, è molto sentito in genere, era ancora di più sentito perché all'andata c'è stato questo 1-0 al 94esimo con polemiche eccetera, no, dunque sicuramente ho visto ieri soltanto una foto, mi sembra, lo striscione della curva dell'Andria, che era, diciamo che è stata una partita un po' come il nostro derby, no? Molto sentita da questo punto di vista qui, e poi questo campionato l'Andria invece può chiedere tanto, cioè perché spesso si pensa che si giochi per i playoff o per i playout, no? E le altre squadre hanno una partita o due dalla fine, l'abbiamo visto noi l'anno scorso, no? La concentrazione cala. Ma le ultime 10 partite i calciatori e gli allenatori si giocano il futuro. E dunque la partita è questo. Io parlo per me, ma ho visto che è così anche per gli altri, dunque è sicuramente così. Cioè, come saranno fatte queste prossime, anche chi non ha grandi chance di andare ai play-off o neanche grandi pericoli di andare ai play-out, tutti gli allenatori in primis e i giocatori anche si giocano il futuro. E il futuro non c'entra la posizione di classifica. Dunque, scusami, ecco, era per dire che io avevo immaginato una grandissima partita da parte dell'Andria, poi il risultato onestamente, secondo me, probabilmente ho visto qualche highlights dei gol di tutte le squadre, ho visto anche i highlights di Andrea Foggia, ho visto che per dire la prima parte il Foggia è stato molto pericoloso, poi una volta preso il gol si sono sbilanciati e l'Andria è la sua partita. L'Andria, come sapete, gioca, no? Abbastanza di rimessa, giocatori sono messi a 5 dietro, messi bene, dunque è difficile da riprendere. E secondo me in questo momento a Foggia qualche polemica c'era già, sapevate, no? E dunque, ecco, questo è un po' il contesto. Però questo grande equilibrio che c'è lassù adesso, al di là di quelle che erano gli obiettivi di inizio stagione, cioè queste ultime 10 partite può succedere veramente di tutto. Proprio dal primo al quinto posto, proprio in virtù anche di assolutamente, certo che però come tutte le cose basta vedere dal campionato di Serie A, se la Roma fa male può succedere tutto, se la Roma fa bene non può succedere niente, cioè, le squadre più forti se fanno bene e chiudono le cose, dunque certo i punti sono questi, le squadre sono queste, ma se le grandi fanno come la Roma, giocano al top, arrivano avanti. Questo è un concetto, credo, che poco è normale del calcio, se no sarebbe ed è normale che se invece la Roma, come ha fatto fino a qualche partita fa, gioca non al meglio, può arrivare quarta, quinta, sesta. Certo, perché il calcio, abbiamo visto l'Inter, che è stata prima quasi tutto in andata e poi adesso in difficoltà, e la Juve che è partita in un modo invece arriva prima. Cioè, le più forti hanno due possibilità, arrivare davanti o fallire il campionato e arrivare un po' meno avanti. Mister, ma questo Cosenza è davvero sulla carta, spurgandoci dal discorso di classifica, è davvero così inferiore alle altre quattro come organico? Perché obiettivamente con gli ultimi rientri, al di là adesso alla squadra di Giardino. Complimenti al manager, forse anche un pochino all'allenatore, che con budget che sono la metà, un terzo o un quarto di altri, però al di là di questo credo che invece a questa domanda, questo è un classico, l'ha detto Sarri ultimamente, no? Che noi allenatori diciamo cose
un po' scontate qualche volta, ma difficile che persone serie dicano delle bugie, è la verità, queste sono verità. L'altra cosa è è facile da decifrare quello che hai detto tu. Quando il Cosenza gioca al top, vince facendo l'ultimo secondo della palla che è per aria o è fuori. Quando quelle squadre che hai detto tu giocano al top, gli ultimi 20, 30, 40 minuti non li giocano, perché la partita è 3-0, 4-0. Se questo non dà un'idea dei valori effettivi, questa è la verità. Poi nel calcio ci mancherebbe, se questa squadra che è un po' meno forte fa benissimo e quella che è più forte fa malissimo, arriva davanti quell'altra. La qualità ha sempre la meglio, o delle volte ci sono anche... No. La domanda è questa: se siamo in due a giocare, tu sei più bravo di me, se però tu non giochi benissimo, vinco io. Se tu sei più bravo di me e giochi benissimo, vinci tu. Questo è calcio con logica e alla lunga è sempre così. Poi ci sono delle eccezioni che credo sia quello che tutte le squadre che sono un pochino meno forti sperano che quell'altro faccia il 70% e tu il 99%. E allora il calcio, ragazzi, cioè, quello che dico io può essere non condiviso a livello di generale, cioè, però se non è così allora vuol dire che la vita non è così, e invece penso che la vita sia così. No, Walter, assolutamente non sto parlando, bravo, no, invece è questo, no, ti fermo perché ho capito la domanda, non c'entra niente la tecnica, quello che parlo io, quando dico che il calcio è un gioco di abilità, siccome le abilità sono 10, 15, 20, 25, 30, non c'entra la tecnica magari ce l'ha meglio Cosenza, quando si parla di, se no... Si parla solo dopo la partita, dopo le partite, dopo i campionati. Alla fine chi ha vinto? Quello. Merita di vincere. Chi vince merita. Su questo. Chi perde merita di perdere. Dunque la tecnica c'entra quasi niente. Bisogna essere realisti nel parlare. Io vi leggo ogni tanto che questa cosa fate un po' fatica. Mi accollerò altre critiche? Sì. Bravissimo. Ho capito, però la verità è difficile. Come si fa a andare contro la verità? Io ho sintetizzato, la nostra squadra è meno forte, ma se fa benissimo può far meglio di chi è più forte, che non gioca benissimo. No, perché non gioca benissimo lo cancellerei. Che non no, quando non gioca benissimo, no. Quando non gioca benissimo. Io lo toglierei perché l'ho detto insieme a altre cose che però non è quello che penso, ma giustamente voi scrivete quello che io dico, va bene, però questo concetto è per questo che quando dico una verità, non si può andare contro la verità, si può ragionare in modi diversi, che io rispetto non al 50, al 70, al 100%, e rispetto tutte le persone che parlano in modo diverso da me, però su questo che sto dicendo è praticamente impossibile non andare d'accordo, perché ripeto, Walter faceva un discorso di tecnica, ma è vero, ma la tecnica, no, quando si parla di abilità, io sono più bravo di Pasqua, se voi vedete quando abbiamo giocato insieme la partita al calcetto, da 7? Sì, a 7, voi vedete che io non è che ho più tecnica di lui, ho tutto più di lui, cioè vedo meglio il gioco, figa, sembrava Pinocchio, così gioca Dio cane, però ha fatto gol, cioè capisci che è Gibson, questo devo dirlo, però ha fatto gol lui e io no, questo è vero, tre gol. Tu hai fatto 3 gol e io 0? Sì, ragazzi, questo è l'emblema. Allora forse mi sono espresso male io sulla no. Ma non lo dico io, no, ma perché puttana? Perché la Juve? Allora la risposta è: non è più, io non so se è più forte il Foggia o Cosenza, al momento siamo pari. Oltretutto, no, però perché la Juve è più forte della Fiorentina? E dimmelo tu, la domanda la faccio io, così almeno una volta ci riusciamo un po' a cosa. E perché? Perché il Foggia è da. Perfetto, e invece, ecco, la differenza tra il Foggia e il Cosenza, perché secondo te? Sulla carta tutti hanno detto che è più forte il Foggia, perché? Perché è concettore qualitativamente più forte. E allora? Però magari non basta. Però non basta, volevo dire, molte volte non
se si giocasse in due, te l'ho detto prima, scusami, Walter, prima ho detto, se siamo in due e a me mi viene un po' che il braccino corto, vinci tu. Ma siccome si è in 4, 5, 6, 7, 15, non funziona così. Poi io ripeto, ma vado per. Ma scusate un attimo, ma voi pensate veramente che se il Cosenza arriva prima a me mi dispiace? No, perché sembra che io stia qui a fare sempre il pompiere, ma io non faccio niente. Io cerco di dire delle cose realistiche, poi ragazzi, se il Cosenza arriva prima mi sa che ci guadagno qualcosa anch'io, perché sembra che a me dispiace, cazzo. Voi fate dei discorsi che vanno bene, perché è giusto, è il vostro mestiere, ragazzi, io se fossi da parte vostra farei le stesse domande, le stesse cose. Però per me vi devo rispondere come rispondono tutti quelli i miei colleghi, quelli che dicono come che sia o però si è salvati, quelli lì sono dei buffoni, cioè uno dice una cosa così anche tre domeniche fa, io mi ricordo che qui dissi questa cosa qui ma in un modo diverso, dicendo se arriviamo presto a 40 punti poi se arriviamo prima a 50 e poi prima anche a 100, cioè questo è un discorso diverso da dire vogliamo salvarci, però ho sentito un paio di mesi fa da qualcuno di quelli davanti, ho sentito la roba così, dunque quella è un po' problematica. I tifosi, allora, i tifosi sono la nostra benzina, ragazzi. Voglio dire, l'entusiasmo, viene l'entusiasmo, ci fa giocare meglio, ci fa vincere di più, cioè, ma ci mancherebbe, questo è il calcio, ragazzi. Sappiamo benissimo quanto ci vuole quando non c'è entusiasmo a cambiare i risultati, a rimettere la squadra a posto, dai, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, sempre, cioè ci vuole mesi. L'entusiasmo genera l'entusiasmo, è bellissimo se la squadra, tutti noi, lo prendiamo nel modo giusto. È meglio, se qualcuno pensa che magari lo prendiamo nel modo sbagliato è peggio, dunque questa è l'intelligenza che dobbiamo avere noi nel avere sta al mare, può stare, no scherzo, prima faceva il rovesciato, visto, no beh, Ciancio ha recuperato il problema, che quando c'hai problemi così che non sono muscolari eccetera non ci sono rischi di ricadute, no? Si è chiusa la ferita, la fratturina, è al 100% dal punto di vista clinico. È al 50 dall'altro punto, perché è un mese che fermo, dunque mi auguro di poterlo utilizzare, perché Ciancio, sapete, è un giocatore importante, per quello che può fare magari una parte di partita può essere molto importante, mi auguro che questa ci sia, insomma ci sarà sicuramente. Questa settimana che progressi? La Pacetta è già un 15-20 giorni che si allena regolarmente con la squadra, una settimana magari è stata un pochino meglio, un'altra magari un pochino meno, quando si è fermi da tanto, poi ripeto, la situazione Caccetti è anomala, perché non è che ha avuto un infortunio e sta rientrando, bravo, ha avuto un infortunio, 3 mesi fuori, 2 mezze partite, una partita dall'inizio, di nuovo 2 mesi fuori, dunque è anomala come cosa e bisogna un po' vivere la giornata con Cristian, e però Cristian è un giocatore di un'esperienza tale. Dovrà essere pronto necessariamente. Ma sì, ripeto, come l'altra volta quando poi in settimana si fece male, che avrebbero giocato, come avevo detto, tutte e tre, cioè adesso è normale, se non c'era questa squalifica sarebbe rientrato dopo, no? Proprio perché è normale, questa squalifica qua, noi che abbiamo, come sapete, fatto di ruoli in quel ruolo 3 invece che 4, forse una settimana prima deve rientrare, ma ripeto, è un giocatore talmente intelligente che sono sicuro che farà bene la sua parte. Sì, no, Cria con quella spalla sifolina, come si dice, per fortuna l'abbiamo tenuto a riposo. Quindi non ha problemi? No, no. Rivedremo, è un po' di la formazione, però è auspicabile rivedere. La formazione potrei anche dirvela, perché sinceramente è l'ultimo problema, secondo me, dell'allenatore, nel senso che quando ha la squadra 14-15 giocatori, se gioca uno, soprattutto che vale l'altro, non cambia niente. La fortuna dell'allenatore è avere che quando ci sono da fare le scelte sono simili, quando c'è da fare un cambio sono simili. Per un allenatore è quando devi mettere questo qui, quell'altro là, oppure magari un ragazzo di cui ti fidi un po' meno, perché se no il resto. Avere due giocatori come Arrighi non cambia niente, diciamo. L'avantia per scindere poi da senza può dare anche. Far vivere diciamo con più ansia la partita a Matera, due giocatori che meriterebbero forse un raddoppio costante. Allora, Arrighini e Lamantia sono i due attaccanti titolari e lo erano anche prima, se non che Lamantia ha fatto un buonissimo inizio,
tre mesi a altissimo livello, e abbiamo, c'era Righini che invece aveva giocato in Coppa e aveva sofferto, no? Anche Raimondo. Difatti le prime all'inizio così era la Mantia e un altro. Poi dopo è cresciuto Arrighini e la Mantia ha avuto, prima di farsi male, la prima volta alle costole, mi sembra, giusto? A Pagani, no, non mi ricordo. Messina, mi pare che... si è fatto male alle costole, che è stato fermo poi, prima del ginocchio, dico. Prima del ginocchio, giocava, come gli dico, che se si allena e gioca a quel modo, non gioca. Poi ha avuto problemi. La Mantia ha avuto problemi, prima alla corda, poi al ginocchio, c'è stato il mercato di gennaio ballerino, non lui, tutto il mercato, perché il mercato è ballerino, e non nascondo il fatto che poteva anche andare via, perché noi abbiamo, no, noi, per me nel calcio ci vuole un atteggiamento, quello che a lui dico dal primo giorno, che se ha un atteggiamento positivo e tutti i giorni cerca di migliorare quello che gli cerco di insegnare io e i propri compagni, di lavorare con la squadra, è intoccabile. Cioè, se la Mattia fa tutte le cose che, tra parentesi, che fa Righini dal punto di vista della, come si dice, dell'atteggiamento, no, ma non dell'impegno, perché si impegnano tutti, io quel discorso dell'impegno proprio non me ne è, dell'atteggiamento, del cercare di fare le cose che chiede la squadra più che io, qual è il problema? Il problema è che ogni tanto lui, fino adesso, almeno fino a 2-3 partite fa, aveva dei momenti di assenteismo, li chiamo io, quando, bravissimo. E invece il ragazzo adesso mi sembra proiettato su quello che cerco di aiutarlo io a fare, il cambio di passo, che il cambio di passo vuol dire basta C2, perché i giocatori per me che hanno doti, che però in C1, in Lega Pro dai, fanno un po' fatica, fanno una partita meglio, un tempo meglio, un tempo peggio, per me li chiamo di C2, perché però non c'è più, e dunque vediamo che uno adesso bisogna puntare alla Lega Pro metà classifica in su. Per avere questo devi avere costanza di rendimento, devi essere in un certo modo inquadrato, ecco. E dunque questo è il concetto di questi giocatori. Posto? Grazie. Grazie.